Enoagricola Blog, il blog sul vino che si sente. Tenuta colombarda, l'imbarazzo della scelta, ma l'Albana è l'Albana. Degustazione partecipata. L'Albana è l'Albana, c'è poco da fare. Quando lavorata sapientemente nel rispetto della qualità, dà vita a uno dei vini bianchi migliori d'Italia per ricchezza, profondità e originalità. In realtà, in questa degustazione partecipata c'è stato un discreto imbarazzo nella scelta dell'etichetta sulla quale puntare i riflettori, ma in effetti le caratteristiche sfoderate da questa Albana 2017, quindi giovanissima, hanno spostato l'asticella subito da queste parti. Ottimi anche il Sangiovese, interessantissima la Cagnina, Passita e il bevibile il Pagadebit per un viaggio di ottima fattura, sempre all'insegna della tipicità. Vini che hanno quasi sempre messo d'accordo tutto il panel, con alcune differenze comunque significative sui vini meno immediati. Altro aspetto da non sottovalutare è la grande freschezza di tutte le etichette assaggiate, ennesima testimonianza di come si possano fare vini buoni, bevibili subito, ma allo stesso tempo capaci di attendere ancora qualche anno. L'azienda. Tenuta Colombarda è un'azienda giovane, almeno a livello di vinificazione moderna, sebbene abbia una storia alle spalle di quasi 200 anni. Negli ultimi due lustri, le famiglie Dionigi e Agostini, dirette discendenti del fondatore, cavalier Aldo Domeniconi, hanno reso moderne le strutture produttive e piantato nuovi vigneti con un'idea precisa: rispettare il territorio e i vitigni. Nascono così i vini della tradizione di Tenuta Colombarda, quasi tutti da vitigni autoctoni, lavorati in purezza e senza finamenti invasivi, quindi solo acciaio e lavorazione in invecchiamento, sotto lo stretto controllo dell'enologo Giuseppe Meglioli. I risultati sono arrivati, negli ultimi anni, sia dalla critica sia dai consumatori, premiando così una zona non del tutto conosciuta. Siamo ai piedi dell'Appennino, nel comune di Cesena, e alla sinistra del fiume Sabio, il più lungo fiume della Romagna. Posti belli, ricchi di cose buone da mangiare e appunto da bere. Il panel. Il sottoscritto. Leonardo, sommelier relatore Fisar. Sabrina, sommelier Fisar. Maurizio, sommelier Fisar. Daniele, sommelier Fisar. Simona, corsista Fisar, ad oggi sommelier. Paola, corsista Fisar, ad oggi sommelier. Antonella, corsista Fisar, ad oggi sommelier. I vini. Rebel spumante Bru Rosato IGT Rubicone, Pagadebit di Romagna Bertinoro Romagna DOC 2017, Colombarda Romagna Albana DOCG 2017 Secco, Rosa Laura IGT Rubicone Rosato 2017, Sangiovese Romagna Sangiovese Superiore DOC 2016, La Divina Romagna DOP Cagnina 2017. Rebel spumante Bru Rosato IGT Rubicone. Bel colore ramato, molto luminoso. Al naso sentori floreali e fruttati, in particolare fragoline di bosco. Al palato molto morbido, neanche l'effervescenza, comunque fine, riesce a dargli la spinta per renderlo memorabile. Enoagricola ha dato a questo vino 84 su 100. Pagadebit di Romagna, Bertinoro, Romagna DOC 2017. Giallo paglierino, si presenta molto delicato al naso, con sentori di frutta fresca, grumi e ananas in particolare. La beva è facile, piacevole, con una buona acidità e un equilibrio notevole per un vino da bere subito e senza troppe elucubrazioni. Enoagricola ha dato a questo vino 86 su 100. Colombarda, Romagna Albana DOCG 2017 Secco. Vino che già dal colore, giallo dorato carico, presuppone una certa ricchezza. Sembra poco denso nel bicchiere, ma poi al naso esplode in una successione di frutta tropicale e a guscio, quasi sentori di miele e a tratti nonché note iodate. Al palato è di una freschezza notevole, leggermente sapido e armonico nella sua complessità, pronto ma credo con ampi margini di affinamento. Enoagricola ha dato a questo vino 95 su 100. Rosa Laura IGT Rubicone Rosato 2017. Color cerasuolo, al naso è delicato ma elegante, in bocca è rotondo e fresco, ha un approccio facile ed è sicuramente pronto, con un leggero tannino a rendere il tutto più interessante. Enoagricola data a questo vino 84 su 100. Sangiovese Romagna Sangiovese Superiore DOC 2016.
Bel rosso rubino nel bicchiere, al naso è ricco di sentori tipici del Sangiovese, con una predisposizione verso la frutta rossa come ciliegia e frutti di bosco, per poi virare sulla speziatura. Al palato la freschezza e la sapidità sono notevoli, così come il tannino, che si evidenzia più per la giovinezza spigolosa che per la quantità in senso assoluto. Enoagricola ha dato a questo vino 87 su 100. La Divina Romagna DOP Cagnina 2017. Ciliegia e viscola sottospirito segnano l'attacco di un vino molto particolare che evita di andare su note marmellatose anche al naso, nonostante la ricchezza zuccherina. L'ottimo corpo è sorretto anche da una buonissima acidità. Da apprezzare anche il ritorno in retroolfattiva di un vino ben fatto ed equilibrato. Enoagricola ha dato a questo vino 94 su 100. Conclusioni. La scelta di rispettare vitigno e territorio paga, almeno se ci si riferisce ad un pubblico moderatamente preparato, che poi, a dirla tutta, forse più che lo studio è la curiosità in questi casi a spingere di più verso la conoscenza e l'assaggio di realtà nuove. In questa degustazione partecipata molto era l'interesse generato dai vitigni impiegati, oltre ovviamente al sistema produttivo incentrato sul minore intervento possibile da parte dell'uomo. Conferme sui grandi vini, per i quali dal più esperto all'ultimo assaggiatore in termini di tempo, i giudizi sono alti o altissimi. Diversa invece la situazione per quelle etichette un po' al limite, senza forse un'identità precisa, che vengono apprezzate meno dai consumatori, nonostante la sostanziale equiparabilità dei due filoni. Bella azienda, insomma, la tenuta colombarda. Continuate a seguirci su www.enoagricola.org.